Grand Prix du Montagne Époque è una tradizione, ormai più di 100 i mezzi iscritti fra moto e auto, ma che cos'è? Allora, il GP du Montagne Époque è una rievocazione storica di una gara in salita fatta fino al 1981 che la buon'anima di Peter aveva deciso di riproporre al pubblico, ai più giovani, a quelli che non avevano più visto che cos'era una gara in salita in montagna con le moto piuttosto che con le auto. Quindi da 4 anni, il primo anno è stato l'anno zero, quello solo dei campioni, da 4 anni l'abbiamo aperta a tutto il pubblico e abbiamo deciso di riproporla per far capire alle persone che cos'era la montagna da corsa. Adesso è quasi impossibile fare corse in salita, però qui ci sono davvero moto e anche auto che hanno fatto la storia. Qui fortunatamente abbiamo chi ci aiuta, dalle istituzioni all'amministrazione comunale piuttosto che regione, provincia, o adesso abbiamo la città metropolitana, ci hanno dato veramente una mano con i permessi, con le autorizzazioni per poter ancora riuscire a fare questo tipo di manifestazioni. Che emozione da sentire il rombo di certi motori, soprattutto delle moto. Beh, come dare un giocattolo ad un bambino di 3 anni.